Ciao amici, io sono già con il cappello perché ho freddissimo, però si abbasseranno ancora di più le temperature, fino a 10 gradi al nord, fino a 15 gradi al centro e fino a 20 gradi al sud, per colpa dei venti freddi dai Balcani. Brava, brava. Poi quindi ci sarà la neve, ci sarà la pioggia, tornerà il sole, che cosa succederà? Non dare suggerimenti, lo devo dire io. Okay. In realtà si è messo il cappello per far vedere che è un cappello di stile, dai. No, perché è un po' freddo. Io difendi che non mi sono messo nessun cappello, no? Vabbè, allora, io devo parlare delle piogge. Ci saranno piogge? Beh, fino al 12 ci saranno piovigine ancora sulla Sicilia, marginalmente sull'est della Sardegna, sul Gargano, ma niente di più. Mentre insisteranno le nebbie al centro-nord per effetto dell'alta pressione centrata sull'Europa centro-orientale. Ma attenzione, tra il 13 e il 17 arriva una forte perturbazione che genererà un ciclone sull'Italia, ciclone che porterà piogge quasi tutti i giorni su tutta l'Italia. Le aree più piovose saranno soprattutto le regioni tirreniche, Levante Ligure, il Piemonte, in parte l'Emilia Romagna e il Veneto e Trentino Alto Adige. Speriamo che non ci siano. Ecco, speriamo che non ci siano effetti meteo estremi. Ecco. Attenzione, ci sarà appunto, a riprova che arriva il freddo, ci saranno anche nevicate fino intorno a 1000 metri sulle Alpi Marittime, sul Trentino Alto Adige, Alpi orientale lombarde, qualche spruzzata di neve possibile addirittura anche sull'entroterra ligure. Ok, grazie. Grazie a te, Elisa.